Paolo Ferrero, che si è alzato alle 3 di mattina per venire qui, lo ringraziamo e torna da Atene. Comunque non sono venuto a piedi, però questo è stato da buono. Ciao a tutti e a tutte. Io permetto questo, io condivido parola per parola l'intervento della compagna portoghese, quindi lo do per richiamato perché mi permette di andare più avanti avendo i 10 minuti. E io penso questo, che noi siamo dentro una crisi, che è una crisi sociale, economica, oramai umanitaria, civile, morale, perché di questo si tratta. C'è molta gente che pensa molto meglio del suo cane, quello che pensa dei bambini che affogano in mezzo al Mediterraneo, una crisi di civiltà. Io penso sia una crisi organica, e questa è la definizione bella. Ed è dentro la crisi organica, in cui il parallelo che a me pare più prossimo è quello della Repubblica di Weimar, è nato e sta nascendo il partito della crisi, perché queste che vengono chiamate destre populiste sono partiti della crisi, che non si pongono nessun problema di proporre una uscita dalla crisi, ma semplicemente rimescolano la merda, e più la rimescolano e più ottengono consenso. Se uno si guarda la pagina Facebook di Salvini, non c'è mai una proposta. Salvini ha 1.300.000 persone che lo seguono, e quello maggiore crescita. Non c'è mai una proposta, c'è semplicemente la denuncia, l'evidenziazione del non senso delle situazioni, quello morto ammazzato, quella violentata e altro. Basta esporre per fare che cosa? Per costruire e lavorare sulla paura e sul senso di indignazione della situazione. La mia opinione è che negli anni 20 in Germania il punto di fondo su cui la destra è cresciuta era la tesi della pugnalata nella schiena, cioè che avevano perso la guerra non perché l'esercito l'avesse persa, ma perché i comunisti e i socialisti facevano gli scioperi, e che poi dopo è diventata contro il complotto giudaico-massonico dei banchieri che si mangiavano la roba. Secondo me oggi in Europa lo stesso ruolo che aveva nella Germania di Weimar la pugnalata nella schiena ce l'ha l'Europa con le politiche di austerità. Che cos'è colpa del fatto che tu stai male, che tuo figlio è disoccupato, che non è da casa, che vedi il tuo futuro peggio di come è l'Europa? Oggi questo è così nella narrazione di massa. Io penso che bisogna avercelo chiaro. E secondo me, quando dico l'Europa dell'austerità, è esattamente l'Europa della scarsità. Perché il razzismo è figlio delle politiche di austerità che producono scarsità. Se non ce n'è per tutti, sarà bene che rimangano fuori i piedi di qualcun altro, non i miei. Questo è il punto. In questo le politiche socialiste producono il razzismo come un'automobile produce il gas di scarico. Le politiche di Hollande, dei Renzi avanti, producono guerra tra i poveri, perché sulla scarsità cresce la guerra tra i poveri, cresce la crisi. Se questa è la fotografia, secondo me bisogna intanto vedere che ci sono delle contraddizioni. Non ho il tempo di dilungarmi, ma direi che due vanno segnalate. Una, secondo me, il casino non c'è solo più nei paesi del sud Europa, il casino inizia ad esserci nel centro dell'impero. E non è solo sulla questione dei rifugiati, che pure per la Germania è un problema enorme. Nei prossimi 5 anni in Germania vanno in pensione 5 milioni di lavoratori. Quell'apparato produttivo o riesce a sostituirli non avendoli in casa, oppure deve cambiare il rapporto col resto dell'Europa. La Confindustria tedesca chiede più immigrati. Dentro la situazione concreta c'è qualche problema. Così come c'è un problemino che secondo me è rilevante di scontro tra la Banca Centrale Europea e il sistema, e come funziona il sistema produttivo e finanziario tedesco, perché le scelte di Draghi secondo me non è un gioco delle parti. Mentre non vedo significative contraddizioni
tra i socialisti e i popolari, vedo significative contraddizioni tra il gruppo dirigente tedesco e l'ipotesi liberista e capitalista, ipercapitalista di Draghi, ma con una contraddizione. Chiudo perché non ho tempo di sviluppare, penso che ci sono contraddizioni nel centro dell'impero, non solo più per la Grecia, per l'Italia, per la Spagna e il Portogallo. Quindi la situazione non è stabile, non è destinata a saltare. Terza considerazione, secondo me bisognerebbe avere un'idea, la mia idea è la seguente, se volete sono due, forse tre. La prima, i soldi ci sono, questa storia dell'austerità che produce scarsità e produce guerra tra i poveri è una invenzione. Chi lo dice? Lo dice Draghi, che presta i soldi alle banche private pagandole perché prendano i soldi. Se tu paghi la gente perché mangia il gelato, vuol dire che forse c'è sottobre, cioè c'è un'abbondanza di capitale. Ma questo vuol dire una cosa semplice, che non c'è nessuna ragione materiale per cui ci sia la scarsità o sia necessario fare politiche di austerità. Io penso che noi dobbiamo dire, uno, i soldi ci sono, due, Draghi faccia il santo favore che i soldi, invece che darli alle banche private, li dà agli stati per fare un piano per il lavoro europeo che riduca la disoccupazione al 5%, finanziando sia i lavori socialmente utili, sia il welfare, sia la riconversione ambientale delle produzioni, sia la riduzione dell'orario di lavoro, perché dalla crisi non si esce con più produzione, perché di terra ne abbiamo una sola e non la possiamo riempire di automobili. E quindi c'è un problema di usare la ricchezza prodotta dal sistema in cui viviamo invece che per produrre artificialmente scarsità per i popoli, per usare quella ricchezza per permetterne a tutti di godere in un modo civile. Ma questa è l'alternativa che c'è oggi, non domani. E le politiche di Draghi dicono che non c'è nessuna scarsità, se no lui non avrebbe i soldi da regalare alle banche private. Quindi non c'è la scarsità e bisogna che tirino fuori i soldi per fare questo. Secondo, noi siamo per la cooperazione contro la concorrenza, perché all'origine della crisi c'è la massimizzazione della concorrenza che trasforma gli umani in imprese l'una contro l'altra. E noi siamo per la cooperazione, cioè siamo, io perlomeno che sono comunista e valdese, penso che Papa Francesco sia un nostro alleato, perché è uno dei pochi che parla in termini di umanità, perché qui si sta perdendo l'umanità. E quindi io penso che dobbiamo avere due idee, che siamo umani, non solo vogliamo restare umani, vorremmo sviluppare la nostra umanità, e quindi la cooperazione contro la concorrenza, e secondo che i soldi ci sono. Non è vero che non ci sono, bisogna semplicemente usarli per il benessere invece che per il malessere di un'Europa che fa la guerra contro i popoli. Secondo me questo tema dei soldi ci sono, con una rivendicazione sulla BCE, ci permette anche da uscire da una discussione che secondo me senza senso, se bisogna uscire dall'Europa oppure no, perché invece il problema è sfasciare questa Europa producendo un'Europa che funzioni, e nello specifico, essendo che la sovranità sui soldi ce l'ha la BCE, secondo me bisognerebbe puntare al bersaglio grosso. Finisco con le ultime due cose. Da questo punto di vista io penso che il terzo nodo su cui dobbiamo lavorare è questo del TTIP, del TTIP, del Transatlantic Trade Investment Partnership, perché se qualcuno qua dava per scontato che lo fermassimo, e io sono meno ottimista, se passa al TTIP qualsiasi discussione sull'Europa è priva di senso, perché il TTIP è peggio dei trattati europei ed è più largo dei trattati europei. Quindi o riusciamo a fermarlo, oppure la discussione sulla sovranità dei popoli, diciamo, la consegniamo tra tre generazioni, e nel frattempo fanno un paio di guerre, perché penso che non va avanti. Quindi io penso che questo nodo del TTIP va assolutamente messo al centro della discussione. E ultima cosa, penso per queste ragioni che dicevo, che c'è un problema in Italia e in Europa di rafforzare, allargare, fortificare il coordinamento e, se possibile, in forma unitaria, di una forza antiliberista. Il partito della sinistra europea, con tutti i suoi limiti, come hanno i limiti gli umani e quelli che ci trovano sul serio, è un'esperienza.
Io penso che sia bene se riusciamo ad allargarla. La mia opinione è che serve una struttura europea e italiana antiliberista, perché il punto fondamentale è il liberismo. Poi io sono per fare alleanze, poi democratici, che magari sono liberisti, ma fortemente democratici, sono per allargare le alleanze a tutto quello che si riesce. Ma io penso che il nodo è la costruzione di una soggettività politica e il rafforzamento in Europa e in Italia antiliberista, perché questo è il problema fondamentale. E da questo punto di vista, e ho finito, io continuo a pensare che la necessità in Italia, e magari dopo le amministrative e la campagna referendaria si riproporrà il tema, io sono per riproporre, di costruire un soggetto unitario della sinistra, chiaro sulla politica, antiliberista ed alternativo al PD, non per 6 mesi e non in qualche città, dappertutto e per qualche... per un progetto politico, non per 6 mesi. E nello stesso tempo che non abbia la forma di un partito, cioè non di una cosa chiusa, ma di una capacità di mettere assieme tutti coloro che condividono una piattaforma, e per me la piattaforma è fatta da pochi punti in più di quelli che ho detto. Io penso che questa è l'esigenza, perché sono d'accordo anch'io che c'è un senso comune presente che non è detto che non sia maggioritario, ma che ha difficoltà ad esprimersi perché non ci sono le forme attraverso cui può rendersi un discorso pubblico. Oggi l'unico discorso pubblico è quello di Renzi e quello della destra. Noi abbiamo provato di trovare la forma affinché quel senso comune che è presente si possa esprimere come discorso pubblico. Questo chiede nettezza di orientamento e molta capacità di costruire una forma organizzata larga a bassa soglia di ingresso, perché altrimenti ripetiamo gli errori già fatti 73.